trovandomi con l'ingegner Giuliano, il presidente, che invito quindi a venire sul palco per salutare tutti i presenti. Dopo, forse, ingegner Giuliano, dopo questa delizia di canti tradizionali, forse anche per lei sarà più facile dire qualcosa. Io da vicepresidente e lei da presidente, fare un bellissimo applauso per Buttemo all'Incanto, per la regia di Pippa Penussi, e direi poi di estendere anche questa nostra proposta a tutti gli altri esecutori, quindi anche la Marco Garbin. Facciamo un bel applauso per questi bravissimi ragazzi. Grazie a tutti. A facoltà di parlare di me, Giuliano. Io però sono qua con lei. Bene, allora saluto tutti, anzitutto saluto tutti rovignesi residenti e rovignesi esuli venuti qui a festeggiare il raduno del 57esimo della serie e del 10° raduno che facciamo a Rovigno, perché noi siamo stati i primi delle associazioni degli esuli a organizzare il raduno qui nella terra natale. Ecco, la cosa non è stata molto digerita da tanti, siamo stati molto criticati, ma noi ce ne siamo infischiati. Da buoni rovignesi siamo andati avanti e adesso c'è parecchia gente che cerca pian piano di adeguarsi. Siamo felici e contenti a cominciare dopo gli esami, ma noi siamo stati i primi, e d'altronde come rovignesi non potevamo che essere i primi, perché Rovigno è stata sempre una città dei primati. Avevamo la fabbrica tabacchi, che era la più grande fabbrica tabacchi dell'impero austro-ungarico, e avevamo l'ospizio, ho visto la mostra, no? Ma ho letto anche il bellissimo libro pubblicato dal Museo Civico, e questo ospizio era uno dei più grandi d'Europa ed era il secondo in Europa di questa specializzazione. Il primo è stato quello di Saint-Étienne in Francia, che ho avuto occasione di visitare per motivi professionali, perché lì c'è anche una grande acciaieria, e quindi mi hanno detto il primo questo, il secondo è quello di Rovigno. Sa dov'è Rovigno? E come no? Si sono nato, ma davvero? Sì, allora la conosce? Sì, ma anche perché sono stato da bambino, mi sono fatto rotto la gamba e sono stato ricoverato per un giorno per fare le radiografie. Comunque, intanto volevo incominciare da capo per salutare il signor sindaco, le autorità e il presidente della... vicepresidente, magari domani anche il presidente della regione Istria, e ringraziare la comunità degli italiani di Rovigno per l'invito generosissimo che abbiamo già accolto altre volte e che abbiamo raccolto anche quest'anno con molto molto piacere. Abbiamo assistito a un bellissimo spettacolo che dà, come dire, la dimostrazione di come questa comunità degli italiani, che il professor Marino Budicini ha così ben descritto per quanto riguarda la consistenza dell'attività importante nel campo della cultura, del folklore, del mantenimento delle tradizioni, fa per mantenere viva quella che è la tradizione del nostro popolo rovignese, un popolo che è stato diviso dal destino ma unito nella storia, perché abbiamo la stessa storia e continuiamo ad averla. Perché i rovignesi, anche se sono sparsi per il mondo, hanno sempre il cuore qui a Rovigno. Io, prima di venire qui, qualche mese fa, ho fatto visitare due persone. Uno è l'ingegner Basilisco, che è stato il fondatore della famiglia rovignesa, che oggi quest'anno compie 95 anni, e mi dice: guarda, io non posso venire a Rovigno, però quando farete il raduno, pensatemi lì, perché il mio cuore sarà con voi. E l'altra persona è stato Carlo Giovanelli, che ha compiuto qualche mese fa i 100 anni e ha fatto una festa alla presenza di 250 persone vicentine che erano lì con lui a festeggiarlo. C'erano anche molti rovignesi, c'era anche la professoressa da Paz, la Tullia Manzin, ma c'erano soprattutto 250 cittadini di Vicenza che non lì a manifestare la simpatia per il nostro concittadino, che vuol dire che i rovignesi sono farsi amare e stimare anche quando vanno all'estero
incominciano da esuli a ricostruirsi la loro vita. E questo è un grande, come dire, una grande manifestazione del carattere dei lorognesi, che hanno sempre affrontato tutte le difficoltà con forza, con volontà di carattere, e hanno ottenuto sempre degli ottimi risultati. Non per nulla Rovigno è diventata oggi, no, la principale, la prima città turistica della Croazia, la regina, e quindi noi non ci siamo, siamo noi rovignesi, ma lo spirito, diciamo, della città è rimasto, è stato anche assorbito da quelli che sono qui arrivati. Volevo dire prima, ma mi sono dimenticato, ai rovignesi buon voce a vidase, perché qui vuol far parlare tutti quanti in cicala e in altre lingue, ma in parolinis poco, no, ma con una canzone. Allora io dico buon voce a vidase e speriamo la vidase ancora. E poi vorrei anche salutare gli ospiti della maggioranza, anche se qui saranno una piccola minoranza, dicendo Tobal Becher, sfuma. Io purtroppo dei miei studi di lingua serbo-croata, fatto il liceo di Rovigno per 2 anni, ero riuscito quasi a parlare correntemente la lingua serbo-croata, e ricordo ben poco, e avevamo imparato molto bene la lingua serbo-croata, sapete perché, vi racconto una storiella, no? Perché d'estate venivano qui le ragazze da Zagabria e andavano all'isola di Santa Caterina, erano della scuola magistrale, e noi eravamo affascinati da queste cittadine di Zagabria, belle, eleganti, no? E loro erano interessate a conoscere un po' il fascino latino, così. Allora andavamo io, Pellizzer, tanto per ricordare qualcuno, Radossi, all'isola di Santa Caterina, e ballavamo, avevamo 15 anni, pensate un po', ballavamo molto avanti con la mente e anche con l'attività. Beh, adesso avevo promesso al professore che avrei parlato poco. Allora, bene, io vi ringrazio tutti per essere qui presenti, ringrazio il professore per i complimenti, ringrazio il signor sindaco, ringrazio tutti voi, ringrazio quelli venuti tutti quanti, gli attori, i cantanti. Io ho portato qui i miei nipotini da Milano perché volevo che vedessero quanto sono bravi i ragazzi di Rovigno nel cantare le canzoni rovignesi e non rovignesi. Ecco, perché anche per questo Rovigno è sempre primeggiato nel canto, è una delle caratteristiche che ci hanno reso famosi in tutta l'Istria. Bene, mi fermo qui perché sono vado troppo per le lunghe. Grazie ancora a tutti e arrivederci al prossimo anno da qualche altra parte. Grazie professore.